Ritrovati amici di collezioni e piccoli musei. Oggi il vostro amico Cerbero vi porterà a visitare una mostra coloratissima che, chissà perché, mi fa provare un po' di nostalgia. Questi oggetti vintage mi ricordano la mia infanzia spensierata e un periodo meraviglioso del nostro bel paese. Eh sì, chi non ha vissuto negli anni 60 si è perso tanto, ma oggi un pezzetto di quella dolce vita torna da noi grazie ad alcuni appassionati di collezioni e piccoli musei. Franco Prevignano, una mostra bellissima, vintage, anni 60, il titolo è appunto 60. 60 dopo 60, 60 anni dopo gli anni 60. Il sottotitolo è Il bello di un decennio. Ho voluto che degli anni 60 risultasse proprio il bello, tutte le cose belle che sono accadute in questo decennio. La bellezza, il colore, l'immagine, ciò che un fotografo sa far risaltare con la sua arte grafica. Questi colori sono colori particolari, saturi, diciamo, li ha descritti bene Andy Warhol. Esatto, gli anni 60 sono stati un trionfo del colore, sia nell'arte, nella moda, nella musica, in tanti aspetti. Sono ricchi nella nostra memoria di oggetti presi iconografici dalla televisione. Per esempio questo telefono, che è un telefono che ha 60 anni, è un telefono che ha certo, il suo aspetto... un suo design, perché gran parte di questi oggetti, dobbiamo dirlo, sono erano di fatti design. Da designer bravissimi, che esatto. Poi sono rimasti nella storia. Esatto. Questa mostra non nasce solo da me, ho voluto con me delle persone fondamentali per questa mostra. Luciano Zetti, Sergio Cavallerin e Mauro Pianesi è stato così bravo da descrivere in quattro righe ognuna di questi cartelloni in cui sono specificate i vari aspetti degli anni 60. Certo, in queste fotografie vediamo dei momenti salienti e che tutti noi ci ricordiamo non solo per questa immagine d'impatto, come per esempio vedo il film di Sergio Leone. Ma dietro a te c'è Barbie, che è stata la rivoluzione nei giocattoli per le bambine, no? Certo, e non solo nei giocattoli, ma nell'immagine della donna. Assolutamente. E come c'è scritto qui, Barbie all'inizio, quando uscì negli Stati Uniti, i negozi non la volevano neanche mettere in vetrina, perché sembrava una cosa troppo rivoluzionaria. Sì, perché diciamo che il canone estetico degli anni 50 anche per la donna era diciamo un canone più rotondo, più esatto, voluminoso, esatto, no? Esatto. Mentre Barbie si presenta con questa forma che poi diventa con la moda lanciata da Mary Quant. Esatto, la minigonna e tante altre cose. Qui abbiamo per esempio Yuri Gagarin, che è stato il primo uomo ad andare nello spazio. Sappiamo che la musica con i Beatles hanno dato una svolta non solo alla musica, ma a tutto quello che è il costume. I giovani sono diventati una parte importante anche nell'economia. Certe immagini della pubblicità quasi sempre sono legate al mondo giovanile. Sì. Ricordo addirittura dei slogan particolarissimi, astratti nel loro significato, ma che rendevano un'immagine estremamente sì, dettagliata, come ad esempio chi Vespa mangia la mele. Sì, sì. E poi il Ciao, il motorino ha motorizzato 50. Tanti giovani. Si passava dalla bicicletta degli esatto, anni 50 a una bicicletta motorizzata, perché esatto, in pratica esatto, il Ciao. Poi c'era la bicicletta Graziella che si certo, ripiegava, la mettevi dentro il bagagliaio. Il Ciao come la Vespa superano determinati canoni anche cromatici. Tu che sei un fotografo sai benissimo. Il colore era predominante. Ecco, che le lambrette degli anni 50, che erano usate in prevalenza dagli operai per sì, il lavoro, esatto, erano di un colore grigio, di un esatto, colore no, celestino. Il colore credo che sia una delle cose fondamentali degli anni 60. Certo, il colore in tutto, nelle auto, negli scooter, nell'abbigliamento, anche nelle case, cominciarono a colorarsi, non c'erano più le pareti bianche, certo, anzi andavano molto le pareti molto colorate, di vari colori, no? Certo. È stata un'esplosione di colore. Dopo la guerra, gli anni 50 erano ancora
la fatica di uscire da un momento bruttissimo, tutto quanto. E negli anni 60 il cosiddetto boom economico, c'avevano tutti l'auto, la 500, certo. Era passato, diciamolo, era di colore rigorosamente celestino, che poi dopo che preludeva poi agli anni 60, dove c'è un'esplosione di colori psichedelici, esagerati. La famiglia italiana arriva ad un benessere che per la prima volta dopo la guerra arriva quasi inaspettato. Entra nelle case la televisione, anche se era solo un canale, certo. Il frigorifero, una volta c'era la ghiacciaia, la lavatrice. Ma anche gli oggetti d'arredo, gli oggetti che fanno parte quasi del superfluo, sì. Come per esempio il carrello per le bibite. Per quando sono già ospiti, certo. Rigorosamente ogni oggetto è accompagnato da una grafica stupenda, di una stilizzazione stupenda che è tipica degli anni 60. Esatto, è vero. Poi il tempo libero, il mangiadischi, per cui tu andavi alla spiaggia con la tua valigetta di 45 giri. Il mangiadischi, oltre ad essere portatile, aveva le pile, quindi non più vincolato alla rete corrente, elettrica. Assolutamente. Luciano Zetti, uno dei più famosi ed importanti collezionisti di giocattoli. Tu gestisci ed hai allestito non solo questa mostra fantastica con i tuoi oggetti, ma anche il Museo del Giocattolo di Perugia. Sì. Io vedo qui dei personaggi televisivi, tipicamente televisivi, erano personaggi della pubblicità del Carosello. Il Carosello ha rappresentato un grosso fatto sociale e culturale. È la televisione che invita a consumare, attraverso delle cose che sembrano ingenue, dolciastre, puerili, in realtà sono studiate da grandi registi, da grandi fotografi. E anche da uomini di marketing. E uomini di marketing, appunto. Passiamo alla vera e propria pubblicità con una strategia psicologica anche. Psicologica, colori, certo. Forme. Si dovevano concentrare in un minuto, credo, una storia, un racconto che aveva inizio e una fine, una logica e naturalmente un potere di convincimento. Questi qui che vedete sono i gonfiabili degli invernizzi. Sì. Invernizzi migliorano la panna, con 100 figurine, cioè con 100 copertine della scatolina, sì. Si spedivano alla ditta. Voglio la mucca Carolina. Appunto, la raccolta di figurine negli anni 60 è una delle attività ludiche più conosciute sia dai bambini che anche dagli adulti. In Italia inizia con la Perugina, missione televisiva dei Quattro Moschettieri e con questa figurina introvabile. Il feroce Saladino, no? Il feroce Saladino. I regali erano da un pallone fino alla Topolino 500 e ci volevano, mi sembra, 365 collezioni, album completi. Ogni album ci aveva, dico così, sulle 300 figurine. Ma i bambini di oggi che rapporto hanno con i giocattoli degli anni 60 del tuo museo? Non appartengono alla loro esperienza, però se tu li racconti, se tu li inquadri in un'epoca, come dire, quando il papà era piccolo, quando il nonno era piccolo e giocava così perché non aveva tanti soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora li introduci in un percorso. Le mamme negli anni 60 sono agevolate forse nel loro lavoro di mamma, di donna, dalla lavatrice, dall'elettrodomestico. Infatti c'era una famosa trasmissione, un famoso carosello della Candy, che c'era un robot che faceva tutte le funzioni della casa, sostituiva, c'è una montagna dei pani. Allora lui dice, or che bravo sono stato, posso fare anche il bucato? No, gli dice, il bucato in casa c'è, chi lo fa meglio di te? Io gli dico, grazie Candy. Bravo te! Or che bravo sono stato, posso fare anche il bucato? Il bucato in casa c'è, chi lo fa meglio di te? E a lei dico, grazie Candy. E lì c'è la Candy, il modello Candy semiautomatico del 63. Quando finiscono, Franco, gli anni 60? Chiaro che il 69 è un anno importante, per esempio sono finiti i Beatles nel 69, che sono stati per un certo aspetto la miccia che ha innescato tutta una serie di rivoluzioni
sia del costume, della musica ovviamente, di abitudini, ma anche che hanno fatto diventare, per esempio, i giovani un bersaglio del consumismo. Però vediamo il movimento studentesco che inizia negli 68, anni 60, ma... Poi dopo è chiaro che la cosa si è riverberata totalmente negli anni 70, giusto? Sì, tra il 69 e il 70, 71, eccetera. Poi è anche importante, vorrei aggiungere, la conquista della Luna. La scienza ci aiuterà. Questo mondo che poi avrà dei risvolti che non sono sempre come ce li raccontavano, il nucleare non era come ce lo raccontavano. Il primo personal computer è nato in Italia, l'ha utilizzato anche la NASA per fare certi calcoli. Però Olivetti, parliamo. Sì, Olivetti. Negli anni 60, con l'avvento dei Beatles, tutti i ragazzi vogliono suonare. Non eri capace di suonare, sì. Suonavi uguale, certo. qualcosa suonavi. Strumenti musicali ormai diventati mitici, la Fender, la chitarra eco. La eco è stata la prima chitarra italiana economica, certo. Che noi ci potevamo permettere, però poi i miti erano la Fender, la Gibson, l'organo Vox o l'Hammond elettromagnetico che arriva dopo. Diciamo che come base noi poveri avevamo il Farfisa, che era il Farfisa Compact. Amplificatori valvolari. Assolutamente, totalmente valvolari. Noi avevamo i Davoli, ma il mito era, allora era il Vox. E c'erano molte industrie italiane che fabbricavano strumenti musicali, c'era la Davoli, la Farfisa che tu hai nominato, sì. Che facevano strumenti che tuttora sì. Infatti nelle Marche, patria delle fisarmoniche, sì. Quando arrivò la ventata del beat, degli strumenti, dei complessi, quasi tutte si sono riconvertite in produttrici di chitarre, tant'è che una delle prime eco sembrava un po' una fisarmonica, cioè aveva dei tasti che richiamavano la fisarmonica. Un antesignano del jukebox, sicuramente, si metteva la monetina, 50 lire, si infilava la mano, sceglieva il disco e già partiva automaticamente il piatto su cui mettevi il disco. Poca tecnologia, e sicuramente con molti meno soldi dei vecchi Ami o Wurlitzer. Certo. Alla fine degli anni 50 salgono alla ribalta del gradimento dei giovani il Cinebox, sì. e lo Scopiton. Il primo, l'antesignano, quello sì, dei videoclip. Esatto, i primi modesti, anche teneri videoclip li vedemmo sui Cinebox. Certo, alcuni fatti da grandi registi, sì, da quelli che sono diventati... Ancora non c'era la mentalità della... era sempre quello che suonava con qualche bella ragazza dietro. Il Cinebox è un'invenzione totalmente italiana, sì. Narrata poi ai nostri tempi da un grande giornalista, Michele Bovi, che appunto mostra questa rivalità che c'era fra l'italianissimo Cinebox e il francese Scopiton. I Beatles, sempre negli anni 60, hanno cominciato a fare una sorta di antesignani dei videoclip, no? Perché facevano delle cose più creative, un po' strane, certo. Un po' surreali, no? Hanno fatto copertine mitiche come quella appunto di Abbey Road, come quella di Sgt. Pepper, considerata la migliore, certo. Copertina rock. Ma l'industria della copertina ci ha avuto uno sviluppo soprattutto negli anni 60, che poi è proseguita. Perché prima di queste copertine... Che all'inizio il disco era contenuto da una busta con un foro centrale nel quale tu vedevi... Certo, la label, l'etichetta dove c'era il titolo del disco. Franco, i capelloni... Questa sì che è una nostalgia. È vero, ce l'avamo tutti i capelli un po' lunghi negli anni 60.